Stiamo chiudendo in questi giorni il bilancio previsionale 2024. Mancano all'appello più di 2 milioni di euro, causa l'aumento dei costi dei servizi erogati dal Comune. Abbiamo cercato di fare economia in ogni voce del bilancio e cercato anche di non aumentare le tasse. Abbiamo però fatto piccoli ritocchi di adeguamenti Istat su alcune voci che non andranno sicuramente a influire su quel che riguarda l'IMU, che è rimasto uguale. Abbiamo, per quel che riguarda l'IRPEF, accorpato una categoria, la seconda, quindi dai 28 ai 50 mila euro, mentre quella di ingresso da 0 a 28 mila è rimasta invariata a 0,72 e con fino a 10.000 euro l'esenzione a chi veramente può meno. Io credo che abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire, ecco, a chiudere questo bilancio. Non è un bilancio che ci permette di fare grosse manovre, ma crediamo che durante l'anno magari qualche entrata in più possa essere a disposizione e cercare di investirla in settori dove noi crediamo sia giusto mantenere. Quindi parlo del sociale, che dall'anno scorso a quest'anno non abbiamo toccato, la posta è sempre quella, e parlo delle manutenzioni. Ogni euro che avremo in più cercheremo di investirlo in questo, perché quando la coperta è corta bisogna prendere, ecco, delle linee di finanziamento e cercare di trovare, di investire sui bisogni della città. Quindi,